Il popolo ormai è nella strada verso la libertà, l'uscita dall'Egitto, ma il faraone che li opprimeva si pente e vuole ammazzarli tutti. E sappiamo come Dio si schiererà dalla loro parte, li farà passare attraverso il Mar Rosso, li salverà. Dio è il Dio della libertà, è il Dio che ci libera dalla schiavitù. Ma qualche secolo dopo i farisei si erano forse dimenticati di questo e avevano trasformato il Dio della libertà nel Dio delle regole. Gesù presentava Dio come padre, presentava i comandamenti come strade di libertà, come modi concreti di vivere l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Infatti diceva il riassunto di tutti i comandamenti: ama il prossimo tuo come te stesso, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Forse per i farisei invece questi comandamenti erano diventati dei modi di sentirti bravo, di giudicare gli altri, di sentirti superiore. Erano diventate delle gabbie al posto di diventare delle strade verso qualche cosa di bello, verso la vita. Infatti loro rifiutano il messaggio di Gesù e dicono: ma chi sei tu per dire questo? Per dare questa nuova interpretazione, che in realtà era l'interpretazione originale. Dacci un segno. Ma Gesù aveva fatto un sacco di miracoli, già il fatto delle sue parole che affascinavano, i segni non ne avevano già. Eppure non c'è peggior cieco di quello che non vuol vedere, ricordatevi, non c'è peggior cieco di quello che non vuol vedere. Siamo qui proprio per imparare a vedere quello che da sempre abbiamo sotto il naso, quello che è scritto nel mio cuore e non sono capace a leggerlo. Ecco cosa, come mai facciamo il deserto, facciamo questa esperienza di Santa Chiara. E tu, ci credi in Dio? Quali sono i tuoi dubbi? Tirali fuori, parlane con qualcuno. Ma tu credi che Dio è il liberatore? È il Dio della libertà? Oppure forse in testa hai qualche immagine diversa di Dio? Che Dio ti hanno trasmesso nella testa? Ti hanno proprio insegnato questo volto di Dio? O ti hanno insegnato un altro volto sbagliato? Molti di noi abbiamo un'immagine sbagliata di Dio. E fuggiamo da Dio e abbiamo paura di Dio perché abbiamo un'idea sbagliata. Scoprire il vero volto di Dio. Ecco, sono necessarie due cose. Primo, un testimone. Qualcuno che veramente vedi che nei suoi occhi che ha trovato. Per me è stato Don Tonino, è stato Don Rosso. È mio amico Massimo. Io ho trovato dei testimoni che mi hanno testimoniato una visione di Dio che mi ha affascinato, io che ero ateo. Però poi ci sono degli amici, ecco la seconda cosa importante, degli amici che condividono con te il cammino. Ed ecco cos'è stato per me Luca. Luca è stato un amico con cui ho condiviso questo cammino di Santa Chiara. Sapete che a Rosta c'erano due supermercati allora, il supermercato di quello del Toro e il supermercato di quello della Juve, il papà di Luca. E naturalmente io non andavo mai a fare la spesa lì. Luca aiutava. Era un anno più piccolo di me. Luca andava in parrocchia, faceva tante cose. Io no, ero ateo. Poi un giorno anch'io ho incontrato Dio, ve lo racconterò un'altra volta. E allora avevo cominciato a fare l'esperienza dei gruppi giovanili. A Santa Chiara nell'89 c'era anche lui, la mia prima Santa Chiara. C'era anche un nostro amico, un po' impestato, poverino, adesso è morto, che altro che fare deserti, lui si nascondeva in tutti i posti del mondo a farne una per colore, noi andavamo a cercarlo, ecco.
Mi ricordo l'adorazione notturna, dove tutti e due abbiamo voluto passare qualche tempo più del nostro turno. Il nostro animatore era Don Guido Garino, che allora non era prete. Sapete il parroco della parrocchia Don Bosco di Rivoli? Chi la conosce? Anche noi siamo diventati animatori e avevamo questa idea di portare in parrocchie i ragazzi più difficili, quelli che rompevano l'anima. E mi ricordo che portavamo i ragazzi proprio a fare i campi qui a Casalpina e c'era la cosa, quando arrivavano quelli di Rosta, tutti si mettevano le mani nei capelli perché praticamente era... portavamo i più scalmanati. Ed è stato molto bello questo. Luca era proprio bravo. Lui faceva un bangs, i bangs, faceva questi giochi, era capace di animare da solo 100 giovani. Era ingambito, io ero un po' più orso. A un certo punto mi ricordo una Santa Chiara, e dopo l'adorazione notturna, si sa, forse entro in seminario. E allora, quando Luca l'ha saputo, dice: Alessandro, sai che io ci sto pensando, ma non dirlo a nessuno. Se non che, quell'anno che io ero già in seminario, lui no, ho avuto una certa amicizia con una ragazza che... Ecco, era insomma dubbioso, insomma, c'era il seminario e c'era questa brava ragazza. Lei era innamorata persa di lui. E lui era un po' sì, un po' no. Ecco. Non vi dirò mai chi è, state tranquilli. Ma l'anno dopo è venuto in seminario e la ragazza adesso è sposata con un altro, che state tranquilli. È andato tutto... E abbiamo fatto tante esperienze insieme. Quello che mi colpiva di Luca è che lui voleva sempre l'unità. E quando non c'era l'unità, quando tra noi seminaristi o in parrocchia non c'era di essere, lui proprio stava proprio male fisicamente. Ed è stato un prete grande, proprio ha coinvolto tantissimi giovani. Proprio in questa casa lui ha fatto decine di campi con i ragazzi, no? Era qui al posto mio. Coinvolgeva tutti. Era, sin da giovane, era il re delle feste, proprio del far confusione, eccetera. Da vice parroco si faceva invitare da tutte le feste di Capodanno dei suoi ragazzi e ne andava a fare 5 o 6 e diventava il re della festa lui. Però sin da ragazzo, è vero, quando c'era da pregare Luca era un altro. Era rapito, vero? Ti ricordi Carla? Proprio non potevi distrarlo. Era lì, con gli occhi fissi sull'Eucaristia. Anche quando c'era la scuola, lui praticamente certe lezioni dormiva, Però poi il professore gli chiedeva e lui sapeva cosa aveva detto, cioè che nel sonno. Però era sempre il primo in cappellina, ecco. Abbiamo fatto la prima messa insieme il 29 maggio 99 nel campo di calcio, quindi proprio lì a Rosta. Ecco, vi ho presentato un'amicizia. E adesso continua, purtroppo lui nel 2005 per un incidente in montagna è mancato tanti anni fa. Però vedete cosa vuol dire un'amicizia? Dove fai delle scorribande insieme, dove fai casino insieme, ma fai anche l'esperienza di Dio insieme. Anche questo è Santa Chiara. Ci sono amicizie che nascono qui, che sono qualcosa di diverso da tutte le altre, vero Maria, che lo dicevi tante volte tu, no?
c'è qualcosa di diverso. Perché? Perché ha condiviso qualcosa di importante. E maggior parte non andrà nel paradiso, continueranno per 50 anni, però continuano in modo diverso. E tu? Hai trovato nella tua vita dei testimoni che ti hanno testimoniato un volto diverso di Dio? Chi sono? Prova a pensare che nomi hanno questi testimoni. Quali amici hai? Hai degli amici così con cui puoi fare questo tipo di esperienze o non ce l'hai?